Ciao ragazzi, tutti sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio della League of Climbing, che di climbing non ha un cazzo perché sono ancora più in basso di quanto mi avete visto l'ultima volta. Allora, ieri ho streamato col main e ho detto, vabbè, mi faccio qualche partita e magari va bene. No, proprio per niente. Sono tornato a Platino 4. Platino 4. Esatto, hai capito bene. Platino 4 a 80 LP. Perché non lo so, o sto diventando scarso, oppure incontro una quantità di player indecenti. Ma forse entrambe le cose, non lo so. O forse ci sono. Non ho ancora trovato un campione che mi diverto davvero e che sia forte. Guarda, ora voi non vedete nulla perché c'è questo simpatico bug che non so perché la Riot ancora non ho risolto, ma vabbè. Ora sto usando Pyke, ok? Scommetto che tutti quanti avete visto gli LCS, Vitality, Fnatic, siamo ai mondiali, zio Beppe, si va a Berlino. E Pyke è forte, ragazzi. Pyke è molto forte e mi diverte perché è un assassino e mi ha sempre divertito come campione. Non so se vi ricordate la mia learning scorsa, proprio vecchia vecchia di Pyke. Però ha dei counter abbastanza pesanti il signor Pyke, ovvero quelli che per l'appunto affronteremo in lane. Voi non lo vedete, ma c'è... cioè, in realtà lo vedete. Ci sono Shen, dove cazzo è? Ah no, Shen è bot lane. Ah no, Shen è top. Ah, ok, chi cazzo è il supporto? Malzahar? Ah, allora niente, allora ritiro quello che ho detto. Pensavo di essere contro Shen support e Xayah. Proprio come hanno giocato ieri, se non sbaglio, gli Schalke, o non mi ricordo che cazzo erano. E già pensavo di essere nella merda. Allora, abbiamo una di carry un po' del cazzo, come sempre, Sivir. Lo sapete, ragazzi, Sivir è una di carry di merda, non dovrebbe mai essere usato perché fa schifo. Però la gente continua imperterrita a usarlo e vabbè, facciamo finta di niente. Speriamo che questo qua almeno sia bravo. Perché dico che Sivir è una di carry di merda? Perché non ha early game, ragazzi. E al momento gli AD carry sono forti. Gli AD carry forti sono quelli con early game abbastanza pesanti, Jhin, Lucian, Xayah pure. Sivir ha bisogno di tre oggetti per fare qualcosa e purtroppo delle volte questo qualcosa si traduce in non faccio nulla prima di 30 minuti. E per una AD carry, capite bene, che non fare nulla prima di 30 minuti è una merda. Allora, io sono un supporto iper aggressive, vuol dire che giocherò praticamente sempre nella metà campo nemica, diciamola così. Tu cosa stai facendo? Me lo spieghi? Ti sei accorto che andiamo bene che non ti sei manco accorta che non c'è il jungle da pullare. Mamma mia. Ok, show your late bot, please. Va bene. Va bene, ok, come vuoi. Dicevo che sono una di carry molto, molto, molto aggressivo. E sono una di carry un supporto molto, molto aggressivo. E giocherò quasi sempre in questa linea. Sia per zonare... possibili AD carry o supporto, ovvero Malzahar o Xayah, sia per zonarli. Vediamo un po' se riesco a tenerli via la passiva, almeno. No, non ho tenuto via la passiva. Sia per l'appunto mettere pressione psicologica. Ah, hai capito, questo è il tuo modo di supportare. Sia per mettere pressione psicologica, perché loro per l'appunto si aspetteranno che io li grabbi. Ok, e considerando anche il fatto che l'XD ho fatto gol. Considerando anche il fatto che poi guardate comunque che se io grabbo uno di loro, molto probabilmente, se io grabbo Malta per esempio, è morto nel 100% dei casi. È tanta roba, capite? Vabbè. Va bene, abbiamo preso un flash. Ottimo. Ora se Sivir non ingaggia. Va bene, ho dovuto fare questo ignite così almeno prendevo un altro flash. Sivir qua ha sbagliato a fare questo ingaggio perché avremmo perso tutta la vita. Però perfetto. Ok, Lial. Va bene, abbiamo usato entrambi le cose. Però forse lui riesce a fare qualcosa. Buono. Puppi. Allora, Pyke è molto molto forte anche perché, per l'appunto, come avete visto, se cliccate, se usate la E e poi flashate, la E dietro rimane. Oh, stai ferma qua. Vabbè, fa niente. La E dietro rimane e rimanendo fa questa bella cosa. Qua la wave è messa... Ma in realtà è messa anche bene perché lui è scemo e sta pushando, quindi...
Va bene così, io mi prenderò una clottarma perché al momento non posso prendere altrimenti. Purtroppo al momento non posso veramente prendere altrimenti. Avrei voluto prendermi questo, ma va bene così. Allora, Botrino Summer. Botrino Summer è ottima perché ora tutti gli ingaggi che io farò o su Malzar o su Xayah, possibilmente su Xayah perché altrimenti molto probabilmente... Se io ingaggio Malzar, probabilmente Xayah fa fuori... Fa fuori i Sivir. Se avessi avuto una di carry come Lucian, non mi sarei dovuto preoccupare di questa cosa, perché Lucian fa tanti di quei danni che... Che per l'appunto non sarebbe stato per nulla un pericolo per il mio di carry. Sì, per il mio... No, però appunto per il mio di carry. Allora, vorrei il cannone. Vedete quando vi dico che posso zonare? Vedete quando vi dico che posso zonare? Che Pyke non c'è mai che può zonare? Perché rimanendo qua, lei dovrebbe frizzare. Vediamo se l'ha capito. Sì, l'ha capito, bravo. Io dovrei zonare, no? E zonando, così è un po' più difficile. Purtroppo, perché... perché Malzar è... Madonna, che palle. Vabbè, anche se failo, comunque... Anche se failo, sono avvantaggiato perché comunque lui deve doggiare e il mio di carry può attaccarlo. Ah, qua è guardato. Aspetta che devo recuperare vita. Ok. Perfetto. Però sì, non sta giocando male. Qua è guardato, ripetiamo. Oh, quasi! Quasi! L'avevo quasi predictato. L'avevo quasi predictato. Ovviamente una volta che grabbi è kill quasi 100% se il mio di carry è abbastanza svelto da capirlo. Cioè da followarmi. Ah, 24-24. Ok. Che noia Malzar, ma non ci posso fare nulla. Devo togliere quello scudo di merda. Intanto Xayah è sparita. Dove è andata non lo so. Ma io mi sa che vado a farmi un giretto in giungla, giusto per vedere se sta arrivando il jungler e a scoppiare la piantina. Tanto sono un supporto ipermobile, quindi posso tranquillamente entrare in giungla nemica e scappare. O la E o la W o anche la Q volendo per fare un CC, quindi non è quello il problema. Maledetto, mi ha interrotto, sennò sarebbe morto, ragazzi. Mi ha interrotto, sennò sarebbe morto. Non aveva né flash né ignite. Bello bastardo Malzar con la sua Q, Bello rotto in culo. Bello rotto in culo. Vediamo un po'. Qua non dovrebbe essere guardato. Però è morto, raga. Perfetto. Aiuto! Via. Perfetto. Visto? Me l'ho detto, è morto. Una volta che lo becchiamo con la Q, si usa lei per stunnare, lo attacchi. E GG. E poi scappi via con la W nel caso stai per morire. Comunque l'aftershock è broken su Pyke, perché l'aftershock vi consente prima di tutto di fare un po' di danno d'area, che non è male, e secondo di resistere al burst che vi fanno dopo l'engage, perché come avete visto mi ha burstato dopo l'engage Xayah. Vediamo se riesco a fare qualcosa qua, non credo. Allora, Sivir, nonostante abbia detto che comunque è una di carry un po' scarso, il giocatore se la sta cavando bene. Ah, peccato. Vabbè, forse non avrei nemmeno killato. Il giocatore se la sta cavando abbastanza bene. Quindi mi fa piacere almeno sta cosa. Cioè, nonostante abbia l'handicap del campione un po' scarso, almeno lei è brava. Lui, lei, non so chi sia. Allora, bisogna stare attenti al jungler. No, sta andando troppo avanti questo qua. Non ci fidiamo, ragazzi. Non ci fidiamo. Perché andava così tanto avanti? Par strano, no? Cioè, non ho preso il cazzo tutto questo tempo. Perché andava così avanti? O è stupido? Oh, c'era Graves. Mi sa che era stupido perché Graves non c'è. Vabbè, non l'ho capita sta cosa, raga. Io avrei dovuto recallare. Sa che recallo adesso. Non ho capito questa cosa di Malzar. Probabilmente forse voleva baitare. Complimenti per lui per il bait, ma io ci sono cascato. Sono cascato come una pera cotta proprio. Cioè, lì non l'ho ingaggiato perché ho detto, cazzo, sta andando avanti, lo sa che perde. Ci sarà il jungler. Forse c'era, forse era dietro, forse era in un cespuglio. Onestamente non lo so. Comunque, in questi casi, nonostante il nemico potrebbe baitare, è sempre meglio indietreggiare, perché potrebbe essere una trappola. È meglio non fare una kill e non darla, piuttosto che fare 1-1 e magari dare uno shutdown, per esempio. Adesso che c'è la pink, le cose si fanno un po' più semplici, Ok, qua non c'è nulla.
Qua non c'è nulla. Sivir? Ok, ho preso un flash. Ho preso un flash lì. Ah, no, 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 no. Ok, ho preso un flash e un heal e ho baitato pure il flash di Xayah. E sono praticamente di nuovo alla piena vita. Wow, well played. Peccato che è morto Yasuo. Tanto il mio di carry è al 6. Zoniamo un pochino, non troppo perché sennò rischio che mi fanno il culo. Allora, bot no Sams. Mid non prendono la torre, vero? Peccato. Mid hanno così preso la torre. Oh mio dio, ragazzi. Ah, Xayah purtroppo è al 6 adesso. Xayah al 6 ci si può far poco. Nel senso che ci countera un pochino. Soprattutto a me. Aspetta che vediamo se riesco a... buono. Vediamo se riesco a prendere Graves. Sì, riesco, ma è a full vita. Ok, niente. Pensavo... aiuto! Pensavo fosse a poca vita. Quindi niente. No, è brutto, c'è anche Graves. È brutto, c'è anche Graves. Via. Io posso andarmene via da qua, però... No, ok, andiamo via, rompiamo la ward e ce ne andiamo. Peccato, pensavo che Graves fosse a poca vita. Questa la spacchiamo. Perfetto. Sono entrambi al 6, onestamente non so se vinciamo. Se viene Wukong... ora sì. Perfetto. Beh, andiamo senza easy. Cioè, in realtà sì, se vado contro Malzar vinciamo. Alla R non mi pare una buona idea. Boom! Perfetto. Una R easy. Oddio! Boom! L'ho usata male la R. Potevo fare un'altra kill e dare gold a un altro compagno. Fa niente. È comunque stato abbastanza buono. Qua potevamo anche... no, beh, siamo tutti bassa vita. Meglio andare via. Better go away. Meglio andare via. Boh, io sono 1-0-4, il mio di carry è 2-0-3. Diciamo che stiamo roccheggiando questa... roccheggiando? Ma che cazzo stai dicendo? Che stiamo spaccando questa lane. Allora, mettiamoci questo. Vorrei comprare una pink, ma purtroppo non ho gold. Devo aspettare 10 gold? Aspettiamo 5 gold, dai, fanculo. Ora, in teoria, Sivir con top e... Kennen go bot. Adesso, in teoria, ci si scambia. La bot è in bot top lane e viceversa. Tra l'altro ho preso anche la torre mid, quindi questo è molto buono. Ehi, amico, devi venire top con me. We take top, Sivir. Prendiamo la top lane. Che tanto Shen dovremmo... Non so se killiamo pure lui, c'ha... non c'ha armor? No, c'è 54 di armor, quindi dovremmo riuscire a prenderlo. Vabbè che è pur sempre Shen lui, però... sta arrivando? Non lo killiamo, però... almeno gli do fastidio. Fallo prendere a me. Oh, per poco lo prendevo. Vabbè, dai, fa niente. È comunque buono. Vediamo lui dov'è. Qua c'è una pink, la tiriamo via. Non puoi fare nulla, puoi solo guardarmi. Non puoi fare nulla, puoi solo guardarmi. Posto. Madonna santa, quando mai lo prenderò? Ci andrei, questo è noioso. Perfetto. Preso, ma non facciamo niente. Ma a me va bene così, onesto. Ecco, non mi va più bene così. Ah, peccato. Malzar Topley non me l'aspettavo, ragazzi. Sono sincero, Malzar Topley non me l'aspettavo. Ma colpa mia che mi sono fatto tauntare qua. Qua colpa mia che mi sono fatto tauntare, non dovevo. Ero troppo vicino. Ma veramente, vi giuro, non mi aspettavo Malzar Doppler. Pensavo sarebbe rimasto bot, comunque mid, perché... non so se notate, ma mid stiamo distruggendo tutto quanto, quindi ho detto, boh, magari va mid. E invece nope, me l'hanno messo nel curlo. Giusto così, sono stupido io qua. Ci pensano loro, comunque.
Un po' brutto per Shannon avere Armor, eh? Contro un team full AD. C'è solo Ken in AP. Tra l'altro è anche fildato. Devil Pablo. Dai che magari vi porto un game dove vinco. Magari succede questo miracolo. E devo comunque ho giocato anche abbastanza benino, eh? Allora, la pink la mettiamo qua. Adesso andiamo in giro per laggiù. Ah, peccato, non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Sivir, scappiamo via. Che fa sto qua? Ah, peccato. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, ho preso una R a gratis. Ho preso una R totalmente a gratis usando una E. Quindi direi che va abbastanza bene. Ora se mi fanno staccare. Ok. Aiuto. Aiuto. Vai via. Madonna. Ci ho provato. Cioè ho fatto più danno possibile, eh? Forse Sivir ce la fa ora. Nice. Cioè nice più o meno. Forse ce la faccio. Con una Q. Proprio zac, pugnalata. Oh raga, ma l'ho giocata bene lì, eh. Cioè lei è stupida che mi ha chaseato fino alla morte. Però l'ho giocata abbastanza bene. Boh, andiamo via. Ci mettiamo il Frozen Hearth. Perché il Frozen Hearth, direte voi? Perché gli dà molte statistiche buone. Tanta armor, mana che comunque serve. Avete visto che ne sparchiamo abbastanza. E la passiva del Frozen Hearth, che slow attacks via tutti quanti. Che contro Xayah, Graves, non è male. Non è per niente male. Oh, povero Yasuo. Povero Yasuo, è stato mangiato. Bisogna stare attenti al loro team, perché questi scalano molto velocemente. They scale better, we must. And... dobbiamo finire, ragazzi, questi scalano molto meglio di noi. Scalano molto meglio di noi, dobbiamo andare all'Herald e prendere qualcosa di decente qua. Peccato. Vabbè, almeno lo sto da ultimi. Today, lol, this is gold, I'm end your challenger. Just because I know the game. Cioè, ma... lel, vabbè. You don't know the game, mate? I know the game, mate. Trust me. My decision making is far better than everyone else here. Cioè, vabbè. Qua sono morto. Però ho sbagliato, cioè, non è che ho sbagliato, ma mi ha preso in castagna la ulti di Shen. Vabbè, almeno abbiamo preso l'Herald. You know you deserve to be inted, right? Sei fortunato che sono bravo, perché altrimenti ti avrei intato per quello che hai detto, perché sei veramente una persona di merda. Ma pensa a te. Cioè, ho detto semplicemente, guarda, dobbiamo chiudere in fretta perché sennò loro hanno una team comp migliore e scalano meglio. E non sei gold, non sei un challenger. Ma madonna, raga, la gente è tossica, ma proprio tanto, eh. Questa persona meriterebbe che io gli intassi il game, ma non lo farò. Non lo farò, primo perché sono i miei LP. Secondo perché, poracci, gli altri non c'entrano un cazzo. Però vi giuro quanto cazzo merita che l'ho vinto. Non avete idea. Ve lo giuro se lo merita. Boom. Quella è morta, sono morto anch'io. Oddio, oddio, non sono morto! No! Mi ha ucciso il fumo!
Mi ha ucciso il fumo. Vabbè. Buona lo stesso, dai. L'importante è che abbiamo preso l'inibito. Poi sti cazzi se io muoio, tanto sono sopra. Posso pure morire. Beh, questo ci muore ora. Tipo, stare qua adesso è da stupidi. Stare qua ora è da stupidi. Decision making. Vabbè, si salva pure, eh. XD. E l'ho pure preso per il culo e si salva. L'ho pure preso per il culo e si salva. Però vabbè, era una giocata meccanicamente brutta. Lo facciamo vedere Xayah? No, probabilmente no. No, ho sbagliato! Ho utilizzato la W e poi subito il trinket. Mi piacerebbe potermi fare da solo Grace, ma non è possibile purtroppo. Il grabbo! Oh, scusa, non volevo. Allora, il limite l'abbiamo preso. Che palle. Ma che vuol fare questo? Ok. Oh mio Dio. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, fanculo, l'ho ucciso lo stesso. Buono. Ma vaffanculo. Ok. Che palle, mi doggiano sempre la Q. Sembro scarso io a grabbare. Sono loro bravi in realtà. Ah, sono anche un po' scarso io a grabbare. Stinger, vieni qua che mi faccio un po' di stack, eh? Please. Vengi, mi faccio un po' di stack. Ok. Perfetto, posso andarmene. No, se non me ne vado. Non me ne vado, continuiamo. Anche se sarebbe da fare il barone, però. In effetti il barone sarebbe una bella cosa da fare. Potrei grabbarla, ma... onestamente non so se... Non so se la ulti. Ok. Andiamo via. Qua ho doggiato bene il cuore. No, no, più mana. Non ho più mana. Però ti uccido. Vabbè, ha flashato, raga. Contro il flash ci posso fare veramente poco. Peccato perché l'avrei ucciso e me ne sarei scappato via. Con nonchalance proprio. Bah, mentre loro erano qua a combattere con noi, il mio team ha distrutto tutta la base, quindi buono così. Provi a che danni che fa Kennen. Quasi. Quelli sono morti così tutti, secondo me. Lel. Non ha la ulti, vero? Ok, non ce l'ha. Meno male che Ari non ha più la Q che la velocizza. In teoria se facessimo il baronesso sarebbe una buona call. Cioè, no, non così buona perché lui sta mezzo morto, però. Nashor. Sì, in effetti qualunque cosa è buono, però boh, il Nashor lo volevo fare da prima. E penso sia meglio perché non penso che Grace lo possa stilare. Però non credo che i miei compagni vogliano farlo, onestamente. Onestamente non penso... ma Sivir è bot! Sivir è bot, come facciamo? Cioè, abbiamo Yasuo, ok, però... Non mi piace questa cosa, c'è Grace lì dietro. C'è Grace lì dietro. Perfetto, l'abbiamo one shottato.
Però siamo andati entrambi. Avevo lasciato Wukong da solo. Abbiamo lasciato Wukong da solo per fare questa cosa. In teoria volevo andarci solo io, giusto per rompere il cazzo a Grace. Però adesso mi ha seguito. Minchia, hai rotto il cazzo, ce l'hai gli ultimi 2 secondi. Hai la ulti, ogni fottuto 2 secondi. Ok, quello è morto. Raga, possiamo finire il game, credo. Però andiamo sempre botre. Andiamo comunque sempre botre. L'inhibitor non ci facciamo. Ah no, c'è l'inhibitor, ok. Non ho fatto molte kill purtroppo, pensavo di farne molto di più. Sono onesto, pensavo di farne molto di più. Sì, finiamo, finiamo. Spero che loro non ci... Ok. È inutile ingaggiare. Io attacco, raga, a me prova un cazzo. Gigi. Reption off. Ah, scendere off. Vabbè, è andato off tipo dopo il bar, ma comunque... comunque dopo un bel po' che aveva capito che era persa. Non è che è andato off a caso. Oh, sono in promo, che bello. Ragazzi, spero che il video sia piaciuto. Noi ci vediamo oggi in streaming e alle 4:30, sperando che la connessione mi regga. Ciao ciao!